E meno 3, meno 2, meno 1, siamo pronti per andare in diretta. Ladies and gentlemen, sigla. Iniziamo a collegarci, mi raccomando. Poi se qualcuno di voi ha un gruppo o qualcosa, condividete questo link e questa nostra diretta di oggi. Benvenuti a tutti quanti voi, ben ritrovati, buon sabato 23 ottobre 2021. Innanzitutto approfitto per ricordarvi che se volete potete già mandare i vostri messaggi audio al numero WhatsApp 347-6215-614, eccolo qua. Lo vedete bello esposto, così vi potete regolare in modo tale che potete anche inviare, non so, un commento, una poesia, un modo di dire. Non vi limitate a dire ciao, buongiorno, buonasera, ciao, perfetto. Insomma, qualcosa, un modo di dire in dialetto, proverbi, commenti, notizie. Facciamo un po' di intrattenimento serio. No, buongiorno, buongiorno, buonasera, buonasera, buonanotte, buonanotte, ma calca per pronto. È così, e come devo dire? Non vale. Avete sentito? C'è il barone che ci sta dando dei consigli. Allora, il consiglio che ci dà il barone qual è? Sentiamo, barone, che cosa ci consiglia oggi? Consiglio che vi do, se volete stare bene, la quadriglia dovete ascoltare. Vabbè, non per la quadriglia, e noi siamo disponibili a tutte le ore. Tutte le ore la quadriglia, che la quadriglia porta fortuna. Allora facciamo così: se vuoi bene, auguri e occhio alla penna. Barone, se vuoi bene alla famiglia, devi ballare la quadriglia. Esattamente. E allora diciamolo. Se volete bene alla famiglia, dovete ballare sempre la quadriglia, bel clamichier, buoni, ah sì, è la quadriglia. È partito il barone, eccolo qua. Buonasera barone, salutiamo. Buonasera a tutti. Salutiamo gli amici di Radio Show. La quadriglia deve ascoltare. Bene, bene. Non te ne blottreghi. Parlo di quelli di Milano, non te ne blottreghi, e chi ti scugli più. Senti barone, vuoi fare la presentazione così, che dici? Vittorio Cassinesi presenta Radio Show. La partecipazione di Barone Girasole, Girasole, Nicola Ulione. E poi buon ascolto, occhio alla penna. Vuole bene a tutta la famiglia. Sì. Auguri e occhio alla penna. Grazie barone. Iniziamo con, vediamo se innanzitutto c'è qualcuno che ha messo su un commento. Ecco qua, Sandokan. Ciao Cosimo, benvenuto anche a te. Salutiamo i nostri amici, mandateci i vostri messaggi vocali al 347-6215-614. Ma prima, iniziamo con la rubrica dei fatti del giorno nel passato. Ovviamente stiamo per farvi ascoltare, per farvi passare direttamente alla rubrica che tutti quanti ormai aspettate, ovvero quella di Accadde Oggi. Buon ascolto!
È sabato 23 ottobre 2021, la Chiesa Cattolica ricorda San Giovanni da Capestrano. La luna è gibbosa calante e il proverbio che abbiamo scelto per oggi è: a rubar poco si va in galera, a rubar tanto si fa carriera. Eccoci ai fatti del giorno della storia con il sito accaddeoggi.it. Il 23 ottobre nel 1863 veniva fondato a Torino il Club Alpino Italiano. Era nato su iniziativa di Quintino Sella. Bravo. Nel 1884, aderendo alle convenzioni internazionali, il Regno d'Italia istituiva il proprio ufficio brevetti. Avrebbe avuto sede presso il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio. 80 anni fa, nel 1941, debuttava il film di animazione Dumbo, prodotto da Walt Disney, sulla storia di un piccolo elefante con orecchie abbastanza grandi da consentirgli di volare. Nel 1958 lo scrittore russo Boris Pasternak veniva insignito del premio Nobel per la letteratura per il Dottor Zivago, ma le forti pressioni del regime sovietico lo costrinsero a rinunciare. E sempre nel 1958 sul giornale franco-belga Spirou, ospiti del fumetto John e Solfamy facevano la loro prima apparizione i Puffi, ideati dal disegnatore belga Peyot. Nel 1990 le indagini sulla strage di Peteano portavano alla scoperta di una struttura parallela ai servizi segreti italiani istituita per contrastare l'eventualità di un'invasione sovietica. Era l'inizio del caso Gladio. Nel 1998, dalla confederazione di sette banche, nasceva il gruppo Unicredito Italiano. 20 anni fa, nel 2001, il ciclista Marco Pantani veniva assolto dall'accusa di frode sportiva per l'alto livello di ematocrito riscontrato nel 1995, poiché all'epoca dei fatti non era vietato. E nello stesso giorno Steve Jobs presentava l'iPod, il rivoluzionario lettore musicale che permetteva di portarsi in tasca almeno 1000 canzoni. Nel 2007 veniva lanciata la navetta Discovery della NASA con a bordo lo specialista di missione italiano Paolo Nespoli. E 10 anni fa, durante il Gran Premio della Malesia di motociclismo, perdeva la vita il pilota Marco Simoncelli, di 24 anni. Per quanto riguarda gli anniversari di nascita del 23 ottobre, segnaliamo: 210 anni fa, nel 1811, l'esploratore Orazio Antinori. Nel 1817 l'enciclopedista e linguista Pierre Larousse. Nel 1902 il medico genetista Luigi Gedda e nel 1920 lo scrittore Gianni Rodari. Sono nati oggi anche i registi Nanni Loi nel 1925, Bruno Corbucci nel 1931, i Sam Raimi nel 1959, Edson Arantes do Nascimento, il calciatore noto come Pelé, nel 1940, l'astrologo Branco nel 1944, il giornalista e saggista Peter Gomez nel 1963 e il pilota automobilistico Alex Zanardi, nato in questo giorno nel 1966. Per il 23 ottobre 2021 la nostra panoramica termina qui, ma vi ricordo che tutti gli altri eventi accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Bene, grazie per avercelo ricordato, grazie soprattutto per darci questa informazione. Ogni periodo è giusto per darci un'idea. Andiamo avanti con i vostri messaggi su WhatsApp. Ne avete mandati tantissimi, vi assicuro, e faremo anche una trasmissione. Bene, bene, bene. Innanzitutto devo salutare gli amici che ascoltano e guardano dalla Germania. Ciao Giuseppe Fragasso, Giuseppe il tedesco sta guardando la trasmissione, ha detto: mi saluti mia figlia Eleonora e il ragazzo Federico da parte di mia moglie, e soprattutto che non vuole. Ascoltiamo i messaggi, dai. Ciao Vittorio, ciao Radio Show, ciao il Barone, ciao Raffaele. Oggi è stata una bella giornata con tanto sole e ci siamo avviati ad andare a Ingolstadt, la città dove viene fabbricata la macchina Audi, una città molto ricca. E niente, abbiamo fatto un po' di shopping di cellulare e di scarpe e varie cose. Bene. Bellissima giornata passata con mia moglie Nicoletta, mia figlia Eleonora, che da 2 settimane è venuta a vivere in Germania con il suo ragazzo. Bene. Federico, un ex pasticcere tranese. Bene, bene, che Federico continua qui a fare il pasticcere, che è già un nome qua, lo stanno già
Guarda, non te lo puoi immaginare. Va bene. Tutti ne parlano già di lui. Bravo, bravo. Spero che la cosa va avanti ancora così. Te l'auguriamo. Comunque, buona serata a tutti. Ciao a tutti, Tran. Ciao, Tranis. Ciao, Tranis. Ogni tanto manda pure voi qualche saluto a me. Uè, Tranis. Aspetta, ciao. Te lo mandiamo. Aspetta, aspetta. Allora, Barone. Barone, mandiamo un saluto al nostro amico Giuseppe, il tedesco. Giuseppe, sei sempre stato un amico di Serie A e tanti saluti a tua moglie e Nicole, auguri a tuo nipote, a tuo figlio che farà molta strada. No, no, questo auguri, è suo genero. Tuo genero. È Federico. Auguri, auguri e occhio la pelle, che sei di Serie A. Auguri. Grazie, grazie, il Barone ti ha salutato. Ci salutiamo noi, tutto lo staff di Radio Show, che altro vuoi di più? Salutiamo Nicoletta, salutiamo Federico, salutiamo Eleonora, salutiamo Giuseppe il tedesco. La birra l'abbiamo bevuta con una buona pizza. Era buona la birra, però. Ne bevo poco. Però una birra intera. Una birra intera. Complimenti, complimenti. Perché era bella. Ecco. A me sta mandando un saluto. Antonio Pellegrino. Ciao Vittorio, buonasera a tutti i radioascoltatori di Radio Show, yo. Benissimo, e adesso Alfonsone. Stasera, che sera, per stare tutto il tempo con te. Sì, di notte. Di notte, no, l'amore, no. L'amore, è sempre una sorpresa per te. Buonasera caro Vittorio. Ciao, caro. Tutto a posto? Sì. Conscio, tutto bene? Siamo buona. Saluti a tutta la banda, al carissimo Don Nicola, detto Barone Girasole. Un abbraccio forte e soprattutto al tuo caro co-conduttore, il caro Raffaele Schwein. E digli pure da parte mia, attenzione a un cane. Buona serata a tutti. Ciao Alfonso. Ciao, grazie, Alfonso, grazie per il tuo messaggio. Sono contento che ogni tanto, sai, qualcuno evada direttamente su qualcos'altro, non fare sempre i soliti messaggi. Ciao buonasera. Ciao. Ci piace l'idea di fare questo genere di cose, ci piace. Vediamo che altro sta, sentiamo gli altri messaggi che sono arrivati. Salutiamo il nostro Alfonso e Savino. Ciao Savino Di Leo. Buonasera a tutti, benvenuti su Radio Show. Wow. E stasera si va. Dove? Arriva la febbre del sabato sera. Sì, giustamente. L'Afra, mi raccomando. Savino, se hai la febbre prendi la tachipirina, però se non ce l'hai ti prendi una bella supposta, potrebbe farti piacere. Ciao Savino, mi raccomando, canta sempre e vai a tempo, eh. Yo. Allora, facciamo un saluto anche agli altri amici che si sono collegati. Ciao Cosimo, ciao Isabella. Alessandro Ferrante ci manda un messaggio, vediamo questo messaggio di che si tratta, così lo leggiamo in diretta, così, eccolo qua. Domenica 24 ottobre 2021, ore 11 allo stadio Coppi di Ruvo, saremo impegnati contro la Ruvese. Sto parlando dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Città di Trani 2019. Tutti uniti per dare continuità ai risultati positivi finora conseguiti. Forza Città di Trani, ecco qua, prima categoria, girone A, quinta giornata, stadio Coppi, 24 ottobre 2001 alle ore 11. Ovviamente l'ingresso è gratuito. Va bene? Qui ci dicono, ma lo stadio quando sarà pronto? Ci sono novità? Aspiet Ciucmei. Alessandro, eccolo qua, sto giovanottone qua, eccolo. Grazie Alessandro. Allora, mandiamo il messaggio ad Alessandro che abbiamo mandato l'informativa nell'interno della trasmissione di oggi, 23 ottobre, di Radio Show. Yo. Ciao Alessandro, continua così.
Poi ancora un saluto, vediamo chi altro c'è. Cosimo, Cosimo, eccoci qua, Cosimo. Un saluto a Cosimo, eccolo simpaticamente con noi. Buongiorno Vittorio, buongiorno a Nicola Cassinesi, detto il barone girasole. Bravo. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno, anche... buongiorno, come siamo? Tutto a posto? E salutiamo anche chi ci ascolta. Sì. Radio Show yo. Adesso ti mando subito la poesia. Sentiamo. Ciao Vittorio. Yo. Vai, sentiamo la poesia, sentiamo. Nei momenti più tristi, passeggiando lungo la riva del mare, in cerca di un qualcosa che mi distraeva da quella tristezza, mi sdraiai su un lenzuolo di sabbia e con gli occhi chiusi ascoltavo il fruscio del mare da sembrare una canzone di quando il mio cuore batteva per una persona che pensavo fosse il mio amore, quell'amore che ha giocato con i miei sentimenti facendomi illudere. Tante erano le notti che piangevo per non averti accanto in quel letto vuoto. L'unico ricordo di te che mi è rimasto è quel profumo delle tue labbra che pian piano sta scomparendo per un altro grandissimo amore che non mi tradirà mai fino alla fine dei miei giorni. L'amore non è un gioco di carte, anche se perdi ti danno la rivincita. L'unica rivincita è scrivere fine al tuo cuore. Ciao Vittorio, grazie, ciao show yo. Mamma mia, mi hai fatto venire la pelle d'oca, veramente, non sto scherzando. Complimenti al nostro Cosimo, davvero bella, angolo della poesia micidiale, bellissimo, grazie. Vediamo Michele, finalmente nonno Michele, che si dice? Vittorio, buongiorno. Ciao. Questa mattina, come sempre, siamo a tempo pieno a fare il nonno. Bravo. E ti manda un saluto Sofia. Eccola qua, Sofia. Dai, saluta Vittorio. Io saluto io. Bellissimo, amore. Ila, preparati. Amore, bellissima Sofia. Complimenti alla... Un bacio, grande bacio alla piccola Sofia. Ciao amore, tante belle cose. Il nonno Michele ti vuole bene e noi altrettanto. Bene, vediamo un po' se c'è qualche altro messaggio che ci è arrivato, perché sono diversi e non vorremmo lasciare i nostri amici, come dire, fermi e senza che li salutiamo. Luigi e Pippo, buonanotte della benzina di Via Bisceglie, distributore Esso. Buongiorno caro Vittorio, buongiorno al barone e buongiorno agli amici di Radio Show, yo, da Pippo e Luigi. Ottimo, Barbara, eccola Barbara. Buongiorno Vittorio. Buongiorno Barbara. Grazie di tutte queste belle parole che mi dici ogni mattina. È bellissimo sentire le tue parole. Grazie. Comunque io oggi, che è sabato, sì, una giornata veramente splendida. Bene. Ti auguro una buona giornata a te e al barone. Barone. Radio Show. Yo. Grazie. Che c'è? Ila, che c'è? Aspetta, che è venuta la chiesa. Che è successo? La chiesa? Sei in diretta, siamo in diretta. Vuoi entrare in diretta? Chiama qualcuno, vuoi far venire qualcuno in diretta? Siamo in diretta, sì. No, niente, stiamo facendo... C'è un po' di gente che va e viene, allora dobbiamo sentire un po' di persone. Salutiamo Mary, buongiorno, anzi Mary, benvenuta. Buongiorno Vittorio, buongiorno, buon sabato, buon weekend. Che fai oggi? Oggi giornata libera, in giro a spasso per la città. Bene. Buona giornata. Grazie, Andrea, ovviamente, città di Andrea. Grazie, salutiamo la nostra amica Mary, salutiamo anche le bambine Sabino. Vuoi dire qualcosa? Gli amici? No. Vuoi salutare? Titti vi saluta. Salutiamo il nostro Saverio Celentano, il nostro Savi. Ciao Savi. Ah, dove c'è la merda, ora c'è una città. Una città.
E quella casa in mezzo al verde ormai, dove sarà? Auguro una buona giornata a tutti gli amici di Radio Show. Ciao Vittorio, sei rock. Grazie Saverio, il nostro Saverio Bovio alias Celentano. Grazie Mary Lou, eccola Mary Lou. Salutiamo Mary Lou, eccola qua, eccola qua. Buongiorno Radio Show, yo. Qui Gran Bretagna. C'è un sole magnifico che spacca le pietre. Ma va. E non si muove un filo d'erba. Ma cioè va. Le piante non si muovono. Ah, ecco. Quindi significa che non fa freddo. Pensavo. E non tira vento. Quindi è una giornata da passeggiare sul lungomare. Yeah. A colonna. Va bene. Perché giù al porto non è tanto bello, giù al porto. Meglio colonna. Meglio a colonna. E sì. Niente, dai, tutti a colonna. A tutti colonna. A passeggiare, magari anche sulla sabbia. Brava, brava. Sul bagnasciuga. Dai, che bello. Oh, che bello. Ok, alla prossima. Ciao, ciao, Radio Show. Da Trani, naturalmente. Ovviamente. E da colonna. Non da Gran Bretagna, da via Gran Bretagna, voleva dire la nostra Venilu. Vabbè, giustamente. Non vogliamo essere, come dire... petulanti, però vedo che insomma abbiamo reso messaggio di Maria Anna. Buongiorno. Buongiorno. Tutto qua. Buongiorno. Tutto qua. Buongiorno e basta. Salutiamo il nostro nonno Ciccio, Franco Pansitta. Vai. Buongiorno a tutti, Vittorio. Sono nonno Ciccio. Che è successo? Un saluto a te e a tutti i tuoi cari amici di Radio Show. Yo. Città questa sera. Allora, Vittorio, oggi è sabato 23 ottobre. Che starà dormendo. Ok, fuori è una giornata un po' incerta. Non incerta. Si sa se usce il sole, viene a piovere. Mattina invece, noi dai, siamo sul sole, al chiuso e protetti. E allora, anche oggi un detto tranese è un modo di dire. Certe volte è meglio assapare dei che assapare fe. Ok Vittorio. Okay. Ciao Vittorio, da nonno Ciccio Trani. Sì. Ciao da Radio Show, yo. Grazie, l'abbiamo capito. Però il proverbio di oggi è bello, Barone. Lo sai qual è il proverbio? L'hai sentito? Aspetta che te l'ho ridetto, eh. Il proverbio di oggi è: chi ruba poco. Aspetta, non ti ricordi? Ti ricordi? Non mi ricordo. Vediamo un po' se vai. A rubar poco si va in galera. A rubar tanto si fa carriera. Ecco perché adesso tutti si mettono a fare i politici. Ogni riferimento è puramente casuale, non vuole essere un'accusa, assolutamente. Però a rubar poco si va in galera, a rubar tanto si fa carriera. Quello l'hanno detto su Accadde Oggi, quindi bene. A Natale, cos'è a Natale? Maria, si è messa in collegamento alla nostra Mary. Ciao Mary. Bene, allora vediamo un po' che cos'altro c'è. Nel frattempo mi sa che ci sono ancora dei messaggi. Cinzia, ciao Cinzia, guardate che bel buongiorno, mamma. Va bene, grazie Cinzia, super Cinzia. Vediamo un po' che altro ci ha mandato. Un saluto Giuseppe Ferrara. Grande non è chi nel cammino della vita raggiunge mille traguardi, ma chi nel cammino della vita impara a superare gli ostacoli. Buona giornata Vittorio con Radio Show, yo. Grazie al nostro carissimo, simpaticissimo, unico ed inimitabile Enzo Ferrara. Beh, per il momento ci fermiamo con i vostri messaggi, diamo spazio al nostro Enzo Laberinto, dove adesso si sta preparando per cantarci una bella canzone. Però volevo chiedere il nostro barone se ce lo presenta. Ce lo presenta il barone, il nostro Enzo? Ce lo presenta? E allora vai. Barone, presenta il nostro Enzo. Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Show. Sì. Yo. Vittorio Casinesi presenta Radio Show. Sì. Ci canta il nostro grandissimo amico. Ok. Enzo Laberinto da Sesto San Giovanni in Milano. Enzo Laberinto da Sesto San Giovanni. E tanti saluti alla Sciurmaria. Wow, e allora. A tutti gli ascoltatori di Radio Show. Yo. Una spina e una rosa. Domani è festa. E umore che la finestra.
Enzo Laberinto, una spina e una rosa in diretta per noi da Sesto San Giovanni. Lo abbiamo beccato mentre faceva che cosa? Buonasera Enzo. Sto tribulando col computer che non c'ho la rete. Ah, e tutto qua, niente di grave, niente di grave. Vai alla pescheria, prendi una bella rete e mettila sotto al computer e vedrai che la rete ti arriverà. Sempre a fine settimana mi rompo le palle. Lo so. Siamo in diretta su Radio Show, Enzo. Abbiamo appena sentito una tua canzone. Una spina e una rosa. Ai. Senti, allora, io stavo per sapere un po' se chiamarti o meno. Ero in dubbio se chiamarti o meno. Però, visto che mi hai risposto, facciamoci una chiacchierata in diretta. Giornata, sì. Com'è stata la giornata di quest'oggi? La giornata di quest'oggi è stata abbastanza variegata. Ah, bene, bene. Perché oggi pomeriggio finalmente sono riuscito a liberarmi di quel discorso che ti facevo lì del centro anziani. Ah, va bene. Però adesso noi stiamo sono riuscito a liberarmi perché finalmente ho trovato 5 persone che possono entrare nel direttivo. Io naturalmente mi sono tirato fuori perché non potevo per le mie problematiche. Sono rimasti un po' male, però sono riuscito. Adesso se vogliono possono riaprire il centro perché il direttivo è stato fatto. Bene. Io, il mio obiettivo era quello di fare il direttivo, dopodiché dal direttivo verrà fuori il presidente, il segretario, il vicepresidente, il tesoriere,
e compagnia bella. Adesso la strada è spianata, se vogliono andare avanti vanno avanti, se no ci sono rimasti male perché volevano che restassi io a fare questa roba qui. Ma io non vi ho promesso niente, gli ho detto, voi me l'avete chiesto, io ho detto vediamo, proviamo, proviamo, punto e basta. Non è che se non ci sono io non si può, non si apre, cioè non è, nessuno a questo mondo è indispensabile, nessuno è indispensabile. Di tutti siamo utili e nessuno è indispensabile. E nessuno è indispensabile. Di conseguenza abbiamo trovato le persone, all'ultimo momento uno si è fatto avanti e allora il numero sufficiente per la riapertura. Solo che il problema è che alla fine non sono rimasti soddisfatti di questo nuovo direttivo. E poi cosa è successo? Io gli ho detto adesso potete tranquillamente, voi che siete stati nominati, ho fatto votare tutti i soci, va bene questo direttivo, nome per nome, tutti hanno detto sì, tutti hanno detto sì, però i diretti interessati si vede che hanno delle problematiche personali, no? A un certo punto ho detto adesso potete sedervi, ci sono i tavolini rotondi lì, potete sedervi ai tavoli rotondi e cominciate a parlarvi, cominciate a scambiarvi i numeri di telefono, cominciate a decidere quando fare la prima riunione per decidere chi farà il presidente, chi farà il tesoriere, chi farà il segretario. Vabbè, una volta iniziati nel discorso possiamo... Cosa è successo alla fine? Io sono andato via prima perché ho detto ragazzi adesso io ho fatto quello che dovevo fare, il mio lavoro finisce qua, il mio impegno finisce qua, perché sono arrivato ad ottenere quello che volevo alla riapertura del centro, adesso tocca a voi, tocca a voi. Beh, alla fine è rimasto solo uno e gli altri del direttivo sono spariti tutti, sono andati via tutti. Non hanno fatto un minimo di raccoglimento, di riunione. Allora dico, come fate a fare un direttivo se non vi conoscete? No, vi conoscete, diviso, di cosa, si conoscono, però dovete sedervi, scambiarvi i numeri di telefono, prendere gli appuntamenti per quando fate le prime riunioni, e c'è un sacco di roba da fare. Poi sono spariti, è rimasto solo il tesoriero, il tesoriere, dice io cosa faccio adesso da solo, sono andati via tutti. Che cazzo voglio fare io alla fine dei conti non so più cosa fare. Niente, cioè, adesso cantiamo Enzo, ecco. Cantiamo, basta, non ci appesantiamo la giornata. Ho appena acceso il computer e non mi andava neanche questo affare qua. Adesso mi ha detto stacca la spina, ti hai 12 secondi, attacca la spina. E allora adesso sembra che vada. Adesso facciamo una cosa, mettiamo una canzone, vado a prendere un disco cantato dal nostro amico Mario D'Andria, che mi ha fatto omaggio di ben 2 CD, di cui sono tante canzoni. 2 CD con 20 canzoni cada uno. Praticamente le trovate sul mio canale YouTube, come trovate anche le canzoni del nostro caro Enzo sul suo canale YouTube. Vi invito ad iscrivervi, spuntare la campanellina, così vi attivate le notifiche nel momento in cui ci saranno dei nuovi video, come vi chiedo di farlo anche nella mia casella, nel mio canale YouTube, su tutti gli altri. Poi nel frattempo noi facciamo un collegamento in extremis anche con il co-conduttore, vediamo che cosa sta preparando, cosa sta facendo, a meno che stasera, visto che domani saremo praticamente in ferie, domani mattina niente trasmissione, ci andiamo a passeggio, se la giornata è buona ci facciamo una bella passeggiata. Bene. Come quella di oggi, che il barone è barone? Sì. Bellissima, bella giornata, il barone, facciamo la presentazione, canta Mario, vai barone, vai con la tua bella vocina da quadriglia, vai Vittorio Cattinesi presenta Radio è parte di quarto, voglio Mario Mario canta per noi
È in collegamento Cenzo da Sesto San Giovanni. In collegamento Enzo da Perizio da Sesto San Giovanni. Così è Milano. E saluto da Sulmaria. Auguri a tutti. Salonga, visco il disfilato. Auguri a te, Barone. Auguri a te, Barone. Auguri a te, auguri a te. Ascoltiamo Mario D'Andria. Va bene. Questa si intitola Te lo leggo negli occhi. Finirà, me l'hai detto tu, ma non sei sincera, te lo leggo negli occhi, hai bisogno di me. Forse vuoi dirmi ancora no, ma tu hai paura, te lo leggo negli occhi, stai soffrendo per me. Quei occhi che piangono, mille ricordi non muoiono, e adorami se puoi e resta insieme a me tra di noi. Forse nascerà un amore. Bella questa canzone, mi piace, è bella romantica proprio. E nei tuoi occhi che piangono, mille ricordi. Se vuoi e resta insieme a me tra di noi, forse nascerà un amore vero. Penso che questa canzone l'ha cantata anche Franco Battiato, ma è di Dino, non so se tu ricordi. È di Dino questa canzone, sì, è di Dino. Dino, di Dino. Canzone scritta, sì. Penso, negli anni 60-70, penso, poi non ricordo esattamente l'anno esatto. Negli anni 60, anni e 60, anni 60. Sicuramente abbiamo fatto rivivere un po', una canzone... vediamo un po', anche di Giorgio Gaber, attenzione, artista Dino, però Giorgio Gaber anche, l'hanno cantata in tanti questa canzone, bellissimo, no, perché l'ascoltai così quando mi dette il CD l'amico Mario, che io saluto in questo momento, sicuramente contentissimo di avergli fatto ascoltare una sua canzone, una canzone cantata da lui più che una sua canzone. E mi fa anche altrettanto piacere che ha scelto delle canzoni che, sai, fuori dal comune sono sempre le stesse, ogni tanto si sente sempre le stesse canzoni, invece no, in questo caso ha spaziato e anche con delle canzoni che
Beh, ritorno a dire, sono molto belle. Enzo, sei riuscito a sistemarti la tua console? Ma sì, il computer sembra di sì. Bene. Adesso non va questo, non riesco a sistemare il tablet. Ma è ancora collegato alla rete? Ce l'hai la, ce l'hai la, c'è internet? Devi riavviarlo e basta. Ho provato a riavviarlo, non so. Spegnilo, allora spegnilo. Prima lo spegni e poi lo riaccendi. Allora si resetta tutto il sistema operativo e poi riparte dal momento in cui la configurazione migliore era funzionante, e da quel momento in poi puoi utilizzarla. Nel frattempo, Enzo, mi faccio un regalo. Mi faccio un regalo. Tu sai quanto amo le canzoni che tu canti, e sono le canzoni, sai, di Fred Buongusto, di Renzo Arbore e soprattutto di Bruno Martino. Tu hai fatto un medley e questa canzone io le faccio ascoltare ai nostri amici, visto che oggi poi è sabato, sai, la gente ha voglia di evadere, ha voglia di andarsi a fare la passeggiata, ha voglia di andare a intrattenersi con gli amici, la pizza, la serata, di qua e di là. Beh, insomma, è anche giusto mettere anche pure un po' di musica che faccia piacere soprattutto ad ascoltare. Barone, presentami il nostro grande Enzo Labirinto e vai con la tarantella, vai! Vittorio Castinesi presenta il Radio Show con la collaborazione del Barone, Barone. Canta Enzo Labirinto, l'assisto San Giovanni Milano, e la nostra Sur Maria, evviva Sur Maria e tutte le donne che ci viva le donne a tutti, viva auguri. Le donne, auguri, e andiamo con questo grande medley di grandi successi del fantastico Bruno Martino. Senti che musica, senti che musica, rilassati, rilassati Barone, rilassati. Sono rilasciato. No, no, rilassati, rilassati. Senti che musica. Vai. Buon ascolto, e se avete la vostra donna o qualcuno accanto, chiamate, stringetevi forte. Baciami per domani. Baciami per domani. Per tutti quei momenti in cui non siamo insieme, lascia che mi ricordi sempre dei tuoi sorrisi. Adesso approfittiamo e non pensiamo a niente, perché domani o chissà quando le cose potrebbero cambiare, e i baci che tu non mi darai li voglio adesso, adesso. Ah, che bello. Baciami per domani. Pam pam pam. Dammi lì per più tardi, pam, nam, nam. Quegli attimi d'amore, lai, lai, lai. Per quando non ti vedo, amore. Wow. E adesso cosa abbiamo, Enzo? Cos'hai trovato in lui di tanto bello, bello che non ho, che non ho? Cos'hai trovato in lui? Metti il piano, la musica di tanto bello, la poesia che esce non fuori, so, da questa canzone. Ha due occhi, due mani, due labbra, due labbra come me, come me. Una al massimo. Un bacio, un bacio. Ma quegli occhi
hanno rubato l'amore che c'era in te, che c'era in te. Cosa hai trovato in lui che ti ha cambiata? Non so. Ora fra le mie braccia solo un ricordo terrò. Il mio amore era dolce e sincero, la mia vita era in te. Quel che hai trovato lui cos'è? E vai Enzo, go go go! E adesso viva l'estate! E la chiamano estate, è calda questa estate, estate senza te. Ma non sanno che vivo ricordando sempre te. Il profumo del mare non lo sento, non c'è più. No, 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 no. Perché non torni qui vicino a me? E le chiamano notti, queste notti, queste notti senza te. Ma non sanno che esiste chi di notte pensa a te. Ma gli altri vivono, parlano, amano e la chiamano estate, questa estate senza te. Come si fa a non amare queste canzoni? Oh, una mattonella! Qui siamo sulla mattonella! La mattonella! Estate, qui siamo su estate! Sei calda come i baci che ho perduto, sei piena di un amore che è passato, che il cuore mio vorrebbe cancellare. Odio l'estate! Di l'estate. Il sole che ogni giorno ci scaldava, che spiffati di tramonti dipingeva, adesso brucia solo con furore. Tornerà un altro inverno, cadranno mille petali di rose, la neve colpirà tutte le cose. Pace tornerà. Odio l'estate, amo l'estate, ha dato il suo profumo ad ogni fiore, io l'amo, altro mi odio. L'estate che ha creato il nostro amore per farmi poi morire di dolore. Odio l'estate. E certo che bella, bella, bella canzone. Enzo, dimmi. Bella canzone, bella musica. Tutto, grazie. Però odio l'estate. E intanto ti viene proprio quel magone quando ascolti queste canzoni. Non può essere diversamente. Va bene, le parole alle volte lasciano il tempo che trovano, ma se uno e quando canti una canzone ti piace, deve essere così. Allora, Enzo Laberinto, che in collegamento con noi da Sesto San Giovanni, ci ha cantato un bel medley di grandi successi del mitico Bruno Martino, da Cos'hai trovato in lui, Baciami per domani, Estate, La chiamo l'estate, quattro canzoni una più bella dell'altra. Poi ci sono altri brani più ritmati, ci sono altri brani che il nostro Bruno Martino ci ha deliziato. Beh, tante, tantissime canzoni. Beh, comunque adesso... Oh! Adesso a Giacandà, Barone, canto che ti passa.
Facciamo il canto che ti passa. Sei pronto? Allora ci cantiamo un bel medley di Fred Buongusto, giusto per mantenerci sul tema e giusto per cantare un po' di musica allegrotta, anche perché questa versione è più allegra delle altre. Mentre nel frattempo il nostro caro Enzo ci ha lasciato per un attimo, noi andiamo subito con questo medley di grandi successi cantando una bella versione cumbia di Fred Buongusto. Musica. È da tanto tempo che non lo facciamo. Balliamo, c'è la musica che piace pure a te. Andiamo, questa sera sono in vena di follie. Noi due, stretti stretti come tanto tempo fa. Che scena, più ti guardo e più mi sembri una regina. Sei stupenda nel tuo abito da sera. Così bella non t'avevo vista mai. Oh yeah! Sta dormendo ancora, eh? Si sta svegliando Raffaele dal suo lungo letargo. Guardate come sta, guardate. Dai, tutto scappato. C'è succede? C'è che succede? Brillanti sparsi sulla pelle bionda. Tu esci come Venere da un'onda. Ti butti sulla sabbia, sei bella, quasi fai rabbia. In radio la classifica dei dischi, ascolti e ridi con i tuoi occhi freschi. La nostra canzone è prima da 3 settimane. 3 settimane da raccontare agli amici tornando dal mare. Ma cos'ho detto di male? Non fare l'offesa, ti prego, ritorna qui. È tanto poco che ci conosciamo e ancora non ti ho detto che ti amo. Ma ogni giorno che passa mi sto innamorando di te. È l'estate, come sei? Quest'estate con te. La mia estate con te. Non contasse più, non bastasse più, non tornasse più. Come se, la mia estate con te, come se, la mia vita con te. No, non fosse mai esistita mai, è vissuta mai. Yeah, yeah, yeah. Chica boom, chica pam, chica chaka chaka boom, chica chica boom. Cicca cicca boom, cicca cicca boom. Sei svegliato Raffaele, scommetto che stavi dormendo, di la verità, stavi dormendo, di la verità, quasi, stai tutto scappato, ti l'occhio appappagnato, ti la faccio tu che scendi stambazzo poco, sopra la faccia, ce la stiamo dormendo. Cioè la faccia proprio di... Buonasera! Buonasera, barone, vuoi salutare Raffaele? Sei svegliato adesso? Buonasera, barone! Buongiorno, buonanotte! Scusa, c'è addormento, Raffaele, ma insomma, ma a quest'ora hai fatto le ore piccole?
E no, stasera sta il Milan. Che, a che ora? Hai capito? Gioco io. Ah, giochi tu. A che ora giochi? Gioco io. Alle 9 meno un quarto. E dove meno giochi? Dove giochi? Che voglio venirti a vedere. Devo andare a Bologna. Ah, Bologna, prendo la martellata. Vado a Bologna stasera. Va bene, allora nel frattempo... Tanto per Bologna. Tanto per cantare, noi facciamo un'altra canzone tra un po'. Senti, Raffaele, mi dici che canzone vuoi ascoltare? Di Renato Carosone, dai, vediamo un po' se riesco ad accontentarti oggi. Renato Carosone, vai. Caimma fa. Sì. Qui le tasse vanno indietro. Vediamo un po' se trovo una con un video, magari divertente da vedere. Forse probabilmente ci bloccano. No, no, è meglio che la facciamo ascoltare e basta. Va bene, mettiamo la versione cantata. Quella che dice il PC e il PC e tutti i partiti che fanno? Sì, allora? Il PC, l'ADC, all'Ivata Tucca, non è ti, qui lei tasso, vanno indietro, come in mappa. Il Corriere di stamani dice che non si va avanti e la gente si lamenta della poca serietà. Caimma fa, per risolvere il problema della poca serietà. Il giornale spara a zero sullo scandalo edilizio, ma se il lupo perde il vizio solo il pelo resterà. Caimma fa, qui lo scandalo edilizio prima scoppia e poi si sa. Il comune alla regione, la regione al Parlamento, che in attesa della legge la questione studierà. Caimma fa, mentre il medico lo studia l'ammalato se ne va. Le CISL e Will mo se tirano i capilli, perché al vertice si sa che la base non ci sta. Caimma fa, e non sanno manca loro quali bici hanno pigliato. Quante reti, mamma mia, ci mancava anche la terza, ed il pubblico non sa quale rete ha da piglia. Caimma fa, caro amico teleutente, sienta a me, vatta a cuccam. Raffaele, vatta a cuccam. Vatta a cuccam. Con 600.000 lire si può fare l'operazione. L'uomo entra in pantalone ed in gonna se ne va. Caimma fa. Se continui chi stu passa poi di sopra chi ci va. Il petrolio è un'ossessione, me lo sogno anche di notte. Non sperate, non scavate, che ho petrolio non c'è sta. Caimma fa, affittatevi un cammello che è una grande novità. Raffaele, ce l'hai un cammello tu, un cammello? Direi dal Carosone, un cammello. No, il cammello. Però tengo sta parte. Ma si infuria l'inflazione, la pensione dove va? Caimma fa. Aspettato un momento che riepilo, che è importante l'edilizia, la regione, parlamento, inquinamento, sindacato, pensionato, ricevuta al ristorante, tassa qua, tassa là, non ti fanno più campà. Mezzogiorno, femminismo, mezzo dentro, mezzo fuori, compromessa alternativa, parallele, convergenti, io non ci capisco niente, loro sala, la vire scende, la benzina va alle stelle, chissà dove arriverà, che mattone, che massone, che è caduta, coppa loggia, dietro l'angolo c'è il resto, chissà come finirà. Caimma fa, qua nemmeno Padre Eterno sape che la gatta fa. Fratelli d'Italia, voilà. Ciao,
belli d'Italia. Grazie al nostro grande Renato GG di Giacomo e la sua orchestra con Caimba Fa. Mentre eravamo in collegamento con Enzo Laberinto, abbiamo perso il collegamento. Vediamo se lo riacquistiamo tra qualche istante, ma prima Raffaele ci presenta la rubrica dedicata agli auguri. Vai Raffaele, presentazione con gli auguri di Radio Show. Yo 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 yo. Vai Raffaele, passa. Ladies and gentlemen. Vai. Vittorio Cassinesi presenta Radio Show. Yo yo yo. Yo 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 yo. Condotto da Raffaele con la partecipazione del barone Giratone, in arte, Nicola 78, il leone, bravo. Il mitico leone. Bravo, bravo. A voi tutti gli auguri di oggi. Auguri di oggi, auguri di buon compleanno oggi sono. Tanti auguri a te, yeah, yeah. Tanti auguri a te, yeah, yeah, yeah. Tanti auguri a tutti, giorni dieci a te. Auguri di buon compleanno oggi che è 23 ottobre 2021 a Patrizia Mastrapasqua, Nicola Di Lernia, Giuseppe Barracchia, Titta Antonino, Marisa Laurora, Mario Savio, Mario Rossi, Giovanni Ferri, Filippo Mancino e Gianluca Lattanzio. Tanti auguri a te, fratelli. Però Raffaele non ti si può. Raffaele non ti si può vedere. Stai come una faccia, se ne stuo suono proprio. Stai proprio a dormire. Tanti auguri a te. Stai proprio a dormire, dici la bar. Stai proprio a dormire. Insomma, tu vuoi rendere conto che da aprire, apri l'occhio, che da chiudere, ci vuole niente. Va bene. Questo è esatto, è giusto. Bravo. Una bella canzone. Adesso, ciao Vittorio e Raffaele, un abbraccio al barone, occhio alla penna, vado a cena, buona serata. Va bene Raffaele, Enzo Laberinto, salutiamo. Sì. Che va a cena, va a cena, va a cena. Ciao Enzo. Che cosa cenate stasera? Qual è la vostra cena? Diteci cosa mangiate, cosa fate stasera, che intenzioni avete, perché no? Tu che intenzioni hai? Cena, che mangi stasera? Raffaele? Dai, dici. Carne. Arrostita. Bravo. E domani, brasciol, c'è mangi domani? Domani dove a mangiare? Non ci sa domani. Domani per tu pane da chest, che ci aveva tanto. Vedi show, vien. Stai tattie. Anche abbiamo bene che te frecca. Era mal sotto. Stai pur tu pane. Pur tu pane. Oppure pur tu la facchezza, la portata. Mette mezzo e vai. E stai a posto, va bene? Va bene? Caimafa. Bene, cantiamo. Chi sei? Tu mi stai capendo. Chi sei? Cantiamo. Meno 3, meno 4, meno 1, via. Vai Raffaele, cantiamo che ti passa, dai. Che la la, che la la, va dicendo che mi vola sa, se crede che mi faccio sangue amare, se crede che ammazzisco e poi mi sparo, che la la, che la la, sape che piacere che mi fa, ma la piglia nata più bella e zetella restarà, che la la, che la la, che la la. Amore mi teneva incatenata, ho detto basta e mi sono liberato, ma pare che un turchino c'è, ma pare che un lucendo sono, e sto cantando la felicità. La 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 la,
una gamba vola sa. Se crede che mi faccio sangue amaro, se crede che impazzisco e poi gli sparo, che la la, che la la, sapevo che piacere che mi fa. Per miglia nata più bella e zitella restarà, che la la, che la la. Ma tu sei guaglione, non conosce femmine. Hai sembra che ha mondato che a mezza sta via. Mangia più, non dorme più, che pagondria. Vuoi piacere che viene a di sta gelosia. Tu vuoi soffrire, tu vuoi morire, chi tuo papà. Con un braccio di mamma. Non posso vincere, sente tutta la verità. Che mamma te può capire. E passa e spassa sotto sto balcone, ma tu sei guaglione. Non conosce femmine, è ancora così giovane. Tu sei guaglione che ti ha messo in gamba per giocare un pallone. E poi ti stai lacrimo, ma te non mi fa ridere. Chi desidera va sa. Guardatela pesce, la sua figlia a papà, chissà come va a farmi, stai attento, che se ti becca papà, attenzione, attento che se ti becca papà ti faccio un pagliato. Porte canzone con un stemma rete, una coppolella che vi si era izzata, passa scampagnando per culetta, come un uappo per te fa guardare. Tu fa l'americano, americano, americano, siente a me chi ti fa fa. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky in soda, poi ti senti disturbato. Qua ballo rock and roll, tu giochi a baseball, ma i soldi per capello, chi te li dà? La passetta di mamma, tu fa l'americano, americano, americano, ma si nati di da lì, se da me non c'è sta niente, fa ok napolitano. Tu fa l'americano, tu fa l'americano, whisky soda rock and roll, whiskey soda rock and roll, tu mi fa l'americano, tu mi fa l'americano, tu mi fa l'americano. Yes! Questa è la canzone dedicata al barone che lui farà ole! Tu pierdi un soppangotto e giornaletto, e mamma ti minaccia, e padre ti s'arraccia, preparati barone! I fumetti guardando l'indo specchio, vuoi fare il toreador come fanno a Santa Fe, come fanno ad Hollywood, e tu che scusa non ne studi più. Oh Torino, ti sei piazzato in capo sto sombrero, dici che spagnolo è nugno vero, che nacchere in da sacca va a ballare mescolando un bolero che santa cia 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 a Torino. Che sti basette sudamericane, musica di Havana, camiselle e picche, torero, torero, ole, ole, ha sentito un barone, ole, vai, 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 te fatta giacchetella corta corta, o caso cilla stretta, io riccioli la bronda, te rida gendare te non te importa, te sente Marlon Brando, che spasso se ne va per le vie di Santa Fe, per le vie di Hollywood, innamorata tu in un devocchio. E Torino, che si è piazzato in capo sto sombrero, dici che sei spagnolo ma non è vero, chi nacchere in da sacca va a ballare mescolando un bolero casando cia 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 a Torino, questi basette sudamericane,
musica di amare a camasella e picchè, barone, torero, torero, ole, ale, torero, torero, ole, torero, torero, ole, ole, occhio la pena. Il barone doveva starnutire e mo non riusciamo a pe... ole, ah, ole, ole. Ole, a pezzoli. Ole. Da posto. Bene, bene. Ole, bagoli. Siamo arrivati alla conclusione della puntata di oggi. Rimandiamo l'appuntamento alla prossima occasione. Noi ringraziamo tutti quanti coloro che si sono collegati. Ci farà piacere se voi magari mettete, come si dice, attivate le notifiche per quanto riguarda il canale YouTube, il canale sulla mia pagina Facebook e tante altre cose. Voglio ricordarvi una cosa molto importante, che se avete dei dischi in vinile, ecco, e ovviamente questi vi ingombrano e volete disfarvene, non buttateli, donateli a me, io li custodirò e li farò rivivere in una trasmissione che porta il nome di Disco Show. Ok? Un programma da me condotto e suonato rigorosamente con il vostro vinile. Il Disco Show lo trovate sui miei canali social, se andate adesso su YouTube lo trovate, su Facebook lo trovate, Instagram, Twitter, Telegram e tutto ciò che ruota nel mondo del web. Importante, ve l'ho già detto, è attivate la campanella per le notifiche, così quando i video saranno disponibili non li perdete. Poi, per evitare di violare il copyright, ricordiamo che li ascoltiamo per una piccola tranche, ma sarà quello giusto, necessario per svegliare quei vecchi ricordi, quelle belle emozioni, quelle forti vibrazioni e soprattutto quelle uniche sensazioni che solo la musica in vinile del passato può dare. Info e contatti 347-6215-614 e adesso naturalmente stop. Finiamo così. Concludiamo la nostra puntata di oggi di Radio Show. Vi rimando l'appuntamento alla prossima occasione. Saluto il mio Coco Cocorococco conduttore Raffaele. Coco Cocorococco. Saluta Raffaele. Buonasera a tutti e forza Milan questa sera. Con chi gioca? Gettonatevi la casa. Con chi gioca? Con chi gioca? A Marseille Bologna. Con chi gioca? Con chi gioca? Contro il Milan da Bologna a giocare. Ma c'è Biaffi a Bologna, c'è qui da solo, gioca con una squadra. E allora? Tutta accanto con il Bologna. Ah, no, che gioca a Bologna, non con il Bologna, hai detto. Hai detto che gioca a Bologna, ma non hai detto che gioca con il Bologna. Scusami. Se per il Milan va a Bologna a giocare. Con di casa. Con il Bologna, giusto? Con il Bologna. Con il Bologna. Ah, e adesso è completa la frase. Va bene. Saluto anche dal Barone. Ciao Barone, buonasera a te. E noi naturalmente vi rimandiamo alla prossima trasmissione di Radio Show. Yo 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 yo. Yo 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 yo. Ciao a tutti, buon sabato sera. Alla prossima.